Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In apertura di questo telegiornale ci occupiamo di lavoro, corsi di preparazione gratuiti alla prova selettiva per l'ammissione al corso concorso della Regione Campania. L'iniziativa è stata portata avanti dalla segreteria provinciale della UIL di Salerno, guidata da Donato Salvato. Stamani la presentazione del corso, nel corso di una conferenza stampa, i pacchetti di 20 ore organizzati in moduli di 4 impegneranno i corsisti per un'intera settimana. Ma sentiamo i dettagli in questo servizio. 2.175 nuove unità. L'obiettivo del maxi concorso della Regione Campania sarà comunque di arrivare a 10.000 assunzioni, ma intanto nel giro di pochissimi giorni dalla pubblicazione del bando di selezione del corso concorso della Regione Campania al Formez, che lo gestirà nell'ambito del progetto RIPAM, si è già superata quota 40.000 candidature sulla piattaforma dedicata. A scadenza di bando, fissata per il 10 agosto, ci saranno le prove preselettive con quiz di logica, risposta multipla. Presumibilmente già a settembre inizierà anche il periodo di formazione con i primi candidati risultati vincitori. È scattato insomma il conto alla rovescia, ma frattanto sono partiti diversi corsi gratuiti di preparazione al concorso regionale, come quello presentato stamani dalla segreteria provinciale della UIL Funzione Pubblica, che ha organizzato dei corsi di preparazione gratuiti per coloro i quali devono sostenere la prova delle selezioni per l'ammissione al corso concorso bandito dalla regione. Tanti giovani e non in cerca di lavoro presenti anche stamani presso la sede della Camera di Commercio di Via Generale Clark alla presentazione del corso, incuriositi dalla presentazione dei pacchetti della durata di 20 ore in moduli di 4 ore al giorno. Noi proprio convinti che c'è questa fame di lavoro, oltretutto considerando anche che noi lavorando negli enti locali sappiamo la difficoltà in cui in questo momento tutti i comuni della nostra provincia, tutti gli enti della nostra provincia hanno, perché hanno una riduzione dell'organico di circa il 50%. Questa è una grande occasione, cioè 2.157 posti, di cui oltre 1.500 negli enti locali, significa dare linfa vitale di nuovo agli enti, perché non riescono più a garantire nemmeno i servizi essenziali. È chiaro che sarà anche la possibilità per tanti giovani della nostra provincia di poter cominciare a entrare nel mondo del lavoro. Quindi per questo noi come UIL FPL abbiamo deciso subito di organizzare dei corsi di formazione per i nostri iscritti, è chiaro, per i coniugi e figli prioritariamente dei nostri iscritti. E poi diciamo stamattina, proprio perché abbiamo visto la presenza di tanti giovani che non hanno la fortuna di essere figli di nostri iscritti, abbiamo deciso di estenderle anche ai giovani disoccupati, creando anche qualche aula di 50 persone per loro. Quindi questo è l'impegno, abbiamo iniziato stamattina il primo corso di 50 persone che durerà per tutta la settimana, 4 ore al giorno per 5 giorni, con docenti che sono esperti diciamo, nelle procedure del Formez. Continueremo il 29 agosto, il 29 luglio fino al 2 agosto l'altro corso, poi inizieremo il 2 settembre e andremo a oltranza, esaurendo tutte le richieste dei nostri iscritti e dei giovani disoccupati che stamattina ci hanno chiesto questa cosa. Presumibilmente si supereranno i 100.000 iscritti, ricordiamo che questo è un corso concorso, quindi le prove preselettive prevalentemente saranno test di logica? Esatto, saranno test di logica e cultura generale, come ha sempre fatto il Formez, benché sul sito, nel bando, abbia detto che la banca dati che loro hanno non sarà utilizzata. Però normalmente le preselezioni sono queste, insomma, test di logica e cultura generale. Noi a questo vogliamo preparare i giovani che sono venuti da noi, prepararli all'approccio a questa preselezione. Come si fa ad iscriversi ai vostri corsi e quindi partecipare a questa formazione? Allora, innanzitutto noi abbiamo mandato a tutti gli enti locali della provincia di Salerno questa comunicazione con lo stampato con cui ogni nostro dipendente, diciamo, iscritto alla UIL può aderire. In più, presso la segreteria provinciale c'è la disponibilità di accogliere queste richieste, quindi chiunque voglia partecipare, ben venga, noi siamo pronti a garantire tutta la formazione possibile. Ed anche a Salerno, nel settore della sanità, invece, gli infermieri del Campolongo Hospital che hanno scelto di aderire all'accordo sull'Una Tantum firmato da CISL e UIL, come per le altre strutture della Campania, hanno ricevuto la Tantum concordata in busta paga. La vertenza dunque si chiude con un'adesione all'accordo dell'80% degli aventi diritto. Sentiamo.
hanno già ricevuto nelle ultime due buste paga una tantum che in media oscilla sui 1.500 euro. Anche a Salerno i lavoratori e gli infermieri del Campolongo Hospital che hanno scelto di aderire all'accordo sull'una tantum firmato da CISL e UIL, come per le altre strutture della Campania, hanno ricevuto il contributo in aggiunta allo stipendio. Hanno aderito all'accordo l'80% degli aventi diritto, ha spiegato ai nostri microfoni Gianfranco Camisa, direttore generale del Campolongo Hospital di Eboli, che poco più di un mese fa aveva registrato la protesta con un presidio all'esterno della struttura dei lavoratori aderenti alla CGL che avevano manifestato contro l'accordo non sottoscrivendo la preintesa e ritenendo il bonus non adeguato. Dunque, noi abbiamo questo risultato ottimo, direi, che è stato raggiunto per i lavoratori. Abbiamo iniziato a trovare una soluzione, a cercare una soluzione da più di un anno. A livello regionale questo, perché l'AIOP regionale ha inteso aderire alla richiesta sindacale di trovare una soluzione alla chiusura del vecchio contratto. I lavoratori chiedevano una tantum che però era prevista dal contratto scaduto ormai solamente per quelle regioni, in quelle regioni che avessero riconosciuto questo onere. La Campania, essendo in controllata dallo Stato, quindi non può effettuare spese extra, non ha potuto riconoscere questo. Però noi a questo punto abbiamo ritenuto assolutamente necessario che anche ai nostri lavoratori, anche in Campania, venisse riconosciuto questa una tantum. Abbiamo concordato con le organizzazioni sindacali un tavolo di trattativa e si è concluso con due organizzazioni sindacali firmatarie, CISL e UIL, e la CGL che non ha inteso aderire a questa trattativa finale. Comunque ormai la cosa è assolutamente terminata, in quanto che i lavoratori per oltre l'80%, sindacalizzati o meno, hanno firmato questo protocollo che ogni lavoratore doveva firmare per accettare, perché non era obbligatorio, non c'era un obbligo del lavoratore. Chi voleva firmava. Oltre l'80% ha aderito. E si è tenuta questa mattina alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli la cerimonia di intitolazione di Largo Filippo Gagliardi nei pressi della rotatoria di congiunzione tra via Pietro del Pezzo e via Ugo Stanzione nel quartiere Torrione Alto. Al benefattore italo-venezuelano è stato dedicato lo slargo tra via Pietro del Pezzo e via Stanzione, dove da oggi compare in aggiunta il nominativo della madre, Marianna di Giuda. Filippo Gagliardi, magnate italo-venezuelano, nativo di Montesano sulla Marcellana, fu un benefattore della città di Salerno e per l'Italia intera. Nell'ottobre del 54 mise a disposizione mezzi e risorse per rimuovere le macerie della terribile alluvione che devastò la città, rendendo possibile anche la costruzione di 5 palazzine per i senza tetto ancora esistenti in via Santa Margherita a Pastena. Morì a Roma nel 68 all'età di 56 anni, ora riposa a Montesano sulla Marcellana nella tomba di famiglia. Le tante opere di beneficenza furono da lui fatte in onore della madre Marianna, la celeberrima mamma Gagliardi. Per questo motivo, nel largo intitolato a Filippo Gagliardi a Salerno, da oggi compare in aggiunta il nominativo di Marianna di Giuda, cognome da nubile della nobildonna. Alla cerimonia stamani hanno preso parte il fratello, l'ingegnere Ernesto Gagliardi, il nipote, l'architetto Felice De Martino, insieme ad altri familiari ed amici. L'inserimento invece del nome Cilento all'aeroporto Costa d'Amalfi per il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, è un riconoscimento doveroso. Sentiamo. Risposta tra il presidente del Parco del Cilento Pellegrino e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulla questione relativa all'aggiunta della denominazione Cilento a quello di Salerno Costa d'Amalfi per l'aeroporto salernitano. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha bocciato la proposta del presidente Pellegrino di aggiungere il nome Cilento alla denominazione dell'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, ma il presidente del parco non ci sta e insiste.
Beh, mi dispiace chiaramente che il Presidente Luca abbia avuto determinate parole nei confronti della nostra proposta, che è una proposta, non è assolutamente una proposta demagogica, è una proposta seria e concreta, perché oggi aggiungere la parola Cilento alla denominazione aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, visto che la provincia di Salerno ha soltanto due coste, cioè quella della Costa d'Amalfi e la nostra, e non pensiamo di essere inferiori ad altri, soprattutto se andiamo a valutare che da noi ci sono due aree marine protette, se andiamo a valutare che da noi abbiamo tra i mari più premiati in assoluto, se andiamo a valutare che la nostra è uno dei territori emergenti importanti e stiamo facendo tanti investimenti, stiamo tanto cercando di, appunto, di valorizzarla, diciamo veramente c'è una strategia importante per la valorizzazione del Cilento, e mettere la parola Cilento nella denominazione Salerno-Costa d'Amalfi significa riconoscere un'identità del territorio, significa oggi dare la possibilità ad un territorio come il Cilento di avere anche quella collocazione giusta in Campania. Io faccio una domanda: quanti sono oggi in Italia che ancora non sanno collocare geograficamente il Cilento? Lento. Molti lo confondono col Salento, molto lo attribuiscono ad altri territori, quindi io invito il Presidente Luca a ripensarci, conoscendo anche che lui ha sempre avuto sensibilità nei confronti del nostro territorio, quindi vedo un po' anche difficile questo suo ovviamente atteggiamento, diciamo, di contrarietà nei confronti di questa denominazione. Io mi auguro appunto che ci possa ripensare. Il mio appello, il nostro appello come Parco Nazionale del Cilento Valle degli Alburni, è di oggi invece dare una grande opportunità vera e concreta ad un territorio vasto come il nostro, un territorio di pregio come il nostro, un territorio che oggi sta facendo tanti sacrifici, un territorio che oggi potrebbe avere quella giusta legittimazione attraverso l'inserimento appunto della parola Cilento nella denominazione Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. E la stagione balneare diventa ancora più preziosa a sud della provincia di Salerno, perché ad Agropoli proprio quest'oggi sono state consegnate le bandiere blu 2019 agli stabilimenti balneari. Sentiamo. Consegnate durante questo fine settimana le bandiere blu 2019 agli stabilimenti balneari di Agropoli. Come risaputo, la città di Agropoli ha confermato anche per il 2019 la bandiera blu per le spiagge e gli approdi. Sono 33 i criteri da rispettare per ottenere l'ambito riconoscimento, i quali riguardano educazione ambientale e informazione, qualità delle acque, gestione ambientale, servizi e sicurezza. La città di Agropoli è tra le più longeve, essendo giunta quest'anno al 20° riconoscimento per le spiagge e il 7° per l'approdo turistico. Oltre alla spiaggia del lungomare San Marco e della baia di Trentova, l'importante vessillo sventolerà anche quest'anno sulla spiaggia della Marina presso il porto turistico. È sempre una bellissima giornata il giorno della consegna della bandiera blu, perché di fatto è il momento in cui possiamo renderci conto del lavoro che abbiamo realizzato. Noi dicevamo prima nell'incontro che viene fuori questo lavoro da una sinergia tra amministrazione comunale, in questo caso stabilimenti balneari e cittadini, perché tutti insieme diamo il risultato della bandiera blu, perché i criteri che vengono assegnati non valutano soltanto le acque, che sono di per sé bellissime, lo sappiamo, ma il lavoro che si fa insieme per tenere queste acque degne della loro bellezza. Ecco, questo lavoro anche quest'anno è stato premiato, e il giudizio che noi facciamo di noi stessi molto spesso è fatto da coloro che vengono ogni anno a trovarci qui in città. I turisti che magari hanno qui la casa o che decidono un'altra volta di scegliere Agropoli per il loro luogo di vacanza, che ci raccontano sempre del fatto che la nostra città rimane sempre una cartolina bellissima da vivere, e ci raccontano poi, forse in maniera più oggettiva rispetto ai nostri cittadini che danno le cose per scontato, invece le caratteristiche che noi riusciamo a dare, cioè la pulizia, l'ordine, l'accoglienza. Bene, proprio questi turisti ci raccontano del fatto che trovano tutte queste caratteristiche ad Agropoli, per questo tornano qui, e di questi siamo felici ed orgogliosi. Allora lanciamo dei messaggi positivi: la città di Agropoli è una città bella, accogliente, è la città giusta per poter venire qui in vacanza, quindi insieme lanciamo questi messaggi positivi e raccontiamo il bello della nostra città. Per Agropoli ormai è diventata una consuetudine quella di ricevere la bandiera blu, un importantissimo riconoscimento da parte della FEE, che non solo attesta la cristallinità delle nostre acque, ma anche tantissimi servizi per i quali la nostra città è protagonista, non ultima la raccolta differenziata, che ha raggiunto dei livelli eccezionali pari al 72-73%. Quindi un ringraziamento va fatto ai cittadini per la preziosa opera di collaborazione, ma anche agli uffici comunali che prestano il loro servizio affinché e il loro lavoro affinché il comune possa ottenere questo importantissimo riconoscimento.
E torniamo in città, Salerno, perché c'è grande attesa nel quartiere Carmine, dove domani pomeriggio alle 19 è attesa la solenne processione della Madonna del Carmine. Gli appuntamenti religiosi nel santuario iniziano nel pomeriggio alle 17, mentre alle 18.30 la messa dedicata ai portatori delle statue, eventi solenni ripresi e trasmessi in diretta su TV Oggi, canale 71 del digitale terrestre, attraverso lo streaming e la pagina Facebook. Tre le messe invece che saranno celebrate domani, 16 luglio, in mattinata ogni ora dalle 6.30. Alle 9.30 la Santa Messa al Santuario Maria Santissima del Carmine sarà presieduta da Don Biagio Napoletano. Alle 10.45 il rito religioso sarà officiato alla presenza del neo arcivescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi. Alla cerimonia religiosa parteciperanno i portatori, i confratelli e le consorelle dell'arciconfraternita del Terzo Ordine Carmelitano. Nell'occasione avverrà la consegna dello scapolare all'arcivescovo Bellandi e interverranno amministrazione comunale e provinciale che offriranno a nome di tutta la cittadinanza l'olio per la lampada votiva a devozione di Maria Santissima del Carmine. A mezzogiorno è invece prevista la supplica della Madonna. Nel pomeriggio il clou con l'uscita fissata alle 18.30 della Madonna dalla porta storica, incensazione e preghiera del portatore. L'inizio della solenne processione è fissato alle ore 19 con il corteo religioso in onore della Madonna del Carmine che partirà da via Carmine e proseguirà poi lungo il solito percorso da via Marino Paglia. Anche per la processione di domani della Madonna del Carmine ci sarà la possibilità di seguire l'evento religioso in diretta televisiva su TV Oggi, canale 71 del digitale terrestre, in streaming o in alternativa sulla pagina Facebook TV Oggi. E il 21 settembre, invece, festa di San Matteo Apostolo, patrono dell'Arcidiocesi, il nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, Sua Eccellenza Monsignor Emil Paul Schering, imporrà il pallio a Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno. Il pallio esprime la comunione che c'è tra il Santo Padre e l'arcivescovo Bellandi, quale metropolita. L'imposizione del pallio non è un gesto distaccato e di prassi, quasi fosse un segno distintivo esteriore, ma manifesta, come tipicamente fanno i segni nella Chiesa, una realtà profonda e sostanziale che la comunità ecclesiale salernitana continuerà ad onorare. Accogliendo l'istanza avanzata dal Parco Archeologico di Pestum e dalla Sovrintendenza di Salerno, Avellino e Benevento, nella quale si chiedeva un coordinamento e uno specifico supporto più incisivo per la tutela archeologica e paesaggistica, in un quadro rafforzato di rispetto della legalità e del territorio, il MIBAC ha finalmente promosso un tavolo di coordinamento a Pestum. Sentiamo. Su istanza del Parco Archeologico di Pestum e della Soprintendenza di Salerno, Avellino e Benevento, il MIBAC ha promosso un tavolo di coordinamento per garantire maggiore supporto per una più incisiva azione di tutela archeologica e paesaggistica in un quadro rafforzato di rispetto della legalità nel territorio di riferimento. Insieme a Giovanni Panebianco, segretario generale del Ministero, e al direttore del Parco Pestano, Gabriel Zuck-Trigel, all'incontro hanno preso parte la soprintendente di Salerno, Francesca Casule, il prefetto di Salerno, Francesco Russo, il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, la segretaria regionale per la campagna del MIBAC, Mariella Utili, nonché il maggiore Brasili, in rappresentanza del Comando di Tutela del Patrimonio Culturale dell'Arma dei Carabinieri. Si è trattata di una discussione approfondita, nel corso della quale tutti i partecipanti hanno manifestato piena disponibilità per un coordinamento più intenso e sistematico delle azioni di propria competenza, nel contesto di una tempestiva tabella di marcia. Tra le priorità individuate, quella di realizzare un monitoraggio dei procedimenti e delle attività in capo alle diverse istituzioni, a cominciare dall'ente comunale, nonché uno specifico accordo di collaborazione per potenziare il ruolo di tutti gli attori coinvolti, specie la prefettura e la regione Campania.
Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale. La piazza principale del comune di Buonabitacolo trasformata in parcheggio. Si tratta di piazza Sandro Pertini e la denuncia con tanto di foto arriva da una cittadina del centro valdianese. L'appello ora va alle istituzioni, ma sono numerose le lamentele dei residenti del centro del Vallo di Diano che chiedono urgentemente all'amministrazione di intervenire. Sentiamo. Erba incolta, incuria e animali vaganti. Da Buonabitacolo arriva da un cittadino una segnalazione circa lo stato di abbandono in cui verserebbe il paese e quindi la poca attenzione che l'amministrazione comunale riserverebbe ai cittadini. Ritenendolo un fatto grave, ritenendo doverosa la denuncia, si è attivato per descrivere la situazione corredando la segnalazione con diverse foto testimonianza. La piazza principale, Sandro Pertini, afferma è diventata un parcheggio pubblico. Le auto vengono lasciate davanti alla chiesa della Santissima Annunziata e vicino alle panchine. Sono state spostate le fioriere, prima messe proprio per evitare alle auto di essere parcheggiate nella parte della piazza con divieto di sosta. A preoccupare non sono solo le condizioni di piazza Sandro Pertini, il resto del paese pare non se la passi meglio. In alcune strade del centro storico, continua il cittadino, si possono trovare buche ed escrementi di animali. C'è poi il problema dei cani randagi che spaventa e all'ingresso di Buonabitacolo l'erba è molto alta. Questo quanto raccontato. Mi spiace, replica prontamente il sindaco Giancarlo Guercio, che alcuni cittadini si soffermino su questi aspetti e poco facciano per instaurare un proficuo clima di collaborazione, che continua ad auspicare visto che come amministrazione stiamo dimostrando apertura e forte spirito di collaborazione con chiunque. Ad ogni modo, per quanto riguarda le questioni sollevate, posso affermare che nei giorni scorsi la Polizia delle strade segnalate è stata potenziata con personale che ha provveduto, anche in vista delle festività dei Santi Patroni, ad incrementare la pulitura e che per i cani pericolosi ma non randaggi, conclude Guercio, ho personalmente interessato i proprietari richiamandoli ad una più opportuna cura degli animali. Ed ora voltiamo pagina perché è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, la pagina degli appuntamenti, per scoprire insieme quali sono gli appuntamenti in città e non solo. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino. Tra gli spettacoli alle ore 16, alle 19 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 2204 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Dal 7 al 16 luglio il quartiere Carmine celebra Maria Santissima del Carmine. È ricco il programma di festeggiamenti religiosi e civili che si concluderà con la solenne processione martedì 16 luglio a partire dalle ore 19 trasmessa in diretta su TV Oggi. Ogni sera a partire da sabato 13 luglio in piazza San Francesco spazio alla musica con i Musica Storie. Domenica Tullio d'Episcopo in concerto, lunedì 15 Carioca Band con balli di gruppo e a conclusione della processione martedì 16 luglio spettacolo di fuochi pirotecnici. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Fine settimana intenso sul fronte mercato per la Salernitana che è in ritiro a San Gregorio Magno, ma ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità, nell'ampia pagina dedicata allo sport, non prima però di aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. A tra poco. In collaborazione con... P-Form è ente di formazione accreditato dalla Regione Campania. Offre servizi rivolti a tutti coloro che vogliono investire nella propria formazione e fornisce risposte efficaci a soddisfare il bisogno di sviluppo delle professionalità. P-Form è agenzia per il lavoro, accreditata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sempre al fianco di aziende e lavoratori, per promuovere l'incontro tra domanda e offerta. P-Form Salerno. P-Form.it.
Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E da ieri, nel ritiro a San Gregorio Magno, la truppa granata ha cominciato ad allenarsi questa mattina agli ordini di Giampiero Ventura e del suo staff. Assente Mantovani, infortunato. Il trainer granata potrà lavorare con un gruppo già abbastanza rifinito, visto che tra oggi e domani arriveranno anche rinforzi. Prima amichevole, intanto sabato prossimo TV Oggi seguirà il ritiro dei granata in collaborazione con salernitananews.it. Due nuovi volti per la Salernitana che abbraccia Cristiano Lombardi e Nicolo Giannetti, i due neoacquisti della società granata. Entrambi hanno sostenuto le visite mediche al centro diagnostico di Salerno per poi giungere in ritiro ad ora di pranzo e fare conoscenza dei nuovi compagni, sostenendo il primo allenamento con la casacca del Cavalluccio. Ma il primo giorno di ritiro qui a San Gregorio Magno non è stato solamente quello, ci sono da registrare varie simpatiche curiosità. La prima riguarda quella di Fabio Maistro. L'ex Rieti ha avuto una fastidiosa vescica e non ha potuto sostenere parte dell'allenamento. Di solito il primo giorno di scuola è dedito soprattutto alla parte atletica, ma non è stato così perché Giampiero Ventura ha preteso che i suoi giocatori già usassero appunto il pallone, soprattutto in alcune esercitazioni e riscaldamenti come il torello, ma non solo. È semplificativo ad esempio la imposizione della difesa a tre con Caro braccino di destra, Marino nel ruolo di playmaker difensore centrale e infine Galeota Fiore a fare, ecco, a chiudere questo terzetto difensivo soprattutto sulla costruzione della manovra. Ventura ha preteso anche di dialogare con Iallo e Djuric in attesa di Giannetti, e di Giannetti sono loro i due corazzieri di questa Salernitana. Insomma, una prima giornata che si è disputata chiaramente nel tempo nuvoloso con una piacevole brezza a rinfrescare i curiosi e i tifosi granata. Ed andiamo avanti con la pagina dello sport. La passione per il lavoro di allenatore e la voglia di sfide sempre nuove. Il tecnico salernitano Vincenzo Di Pasquale è pronto per una nuova avventura. Lo scopriamo in questo servizio. Allora, la VDP5, perché 5 è un numero importante, perché era il numero di quando io giocavo a calcio. Salerno Academy è rivolta a tutta la categoria dell'attività di base, che vanno dai 2007 ai 2014. Il nostro scopo è quello della crescita, perché non si può parlare in queste categorie di avere il ragazzino che semmai è già pronto per poter affrontare un discorso importante. Bisogna gettare le basi sia a livello tecnico che a livello comportamentale, prima di tutto, per una crescita sana e costruttiva poi, che servirà poi nel percorso di crescita sia per quanto riguarda la vita sociale del bambino che poi per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Tu sei un istruttore, un allenatore, ma anche un genitore di ragazzi che giocano a calcio. Ecco, il rapporto tra famiglia e allenatore in merito a un ragazzino non sempre è quello corretto. Perché secondo te? Perché, diciamo, ci sono delle aspettative che vanno al di sopra poi delle vere qualità del bambino. Quindi ho avuto la fortuna quest'anno veramente di lavorare in un ambiente estremizzato all'ennesima potenza verso il mito della creazione del calciatore a tutti i costi, e questo è una cosa che è sbagliata, perché prima di tutto i bambini, soprattutto di questa fascia di età, si devono divertire. Quando si parte con questa nuova avventura? Allora, noi partiremo il 26 e 27 agosto con degli open day che faremo al centro sociale, e poi la scuola calcio ufficialmente aprirà i battenti il 2 settembre 2019 e terminerà il 2 giugno 2020.
E con quest'ultima notizia di sport si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, in ogni caso vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.